Conferenza post gara con mister Stefano Cassani. Potete andare. Allora, Stefano, un risultato che ti soddisfa? Mi soddisferebbero di più i 3 punti, però quello su cui mi posso soffermare io, ovviamente, la prestazione c'è stata, è stata di ottimo livello, a un'alta intensità e da qui dobbiamo ripartire. Forse sul piano della conclusione qualcosa da rimproverare. Ci sta mancando da un po' di domeniche, insomma, già da Sasso Marconi stiamo mancando un po' nella finalizzazione, però in questo momento è così, arriveranno i momenti più dove saremo più efficaci. Nanni non era disponibile. No, Nanni ancora non era disponibile. È sicuramente un elemento molto importante per noi, la sua mancanza ci si sente e speriamo che rientri prima possibile. Ma rientra a breve o... Stiamo tenendo monitorata la situazione, anche in base alle sue sensazioni, appena lo sarà, sicuramente lo ritroveremo in campo. Mister, invece, lato pistoiese, cos'è che l'ha colpito di più? Beh, si vede che è una squadra molto strutturata, è una squadra costruita per vincere, ha delle individualità molto importanti, specialmente poi negli ultimi metri ha tanti elementi pericolosi. Uguale lo è forse nella fase difensiva, perché comunque ha giocatori esperti, ha giocatori molto bravi sia nel duello che nella fase difensiva di reparto. È difficile arrivare a concludere con tutta questa squadra. È molto organizzata in fase di non possesso, quindi è molto difficile incontrarli e riuscire a arginarli, specialmente il peso offensivo che hanno. Quindi, come dicevo prima, per quello che abbiamo fatto noi sono soddisfatto. Capilupi è entrato a destra, a centrocampo, poi dopo è venuto a sinistra. Cioè... Capilupi è entrato a destra da quinto, ma era già in programma di essere spostato dietro, però c'era la questione comunque dell'under e quindi c'era Gobbo ammonito, non ho fatto i due cambi assieme, però era già in previsione che 5 minuti dopo poi entrasse Martini da quinto e lui si spostasse nel suo ruolo. Siamo a posto con le domande, vi Sì, è ringrazio. stato esauriente. Grazie, mister. Grazie.